Oh, buongiorno a tutti e benvenuti. Ibra e Camarda. Ci rivediamo prima di Milan-Empoli, perché c'è Milan-Empoli e ne parleremo ampiamente. Dopo le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic dall'Arabia Saudita, dal jet set della Formula 1, una breve intervista d'ingresso dove a domanda su Stefano Pioli, il nostro allenatore, Zlatan ribadisce che Stefano Pioli deve continuare così, sta facendo un buon lavoro e al Milan siamo felici di lui. Le parole testuali di Zlatan Ibrahimovic. Si dirà da qualche parte, ah, ecco, questo è il modo di compattare la squadra prima di una partita. Io voglio essere chiaro, la situazione legata al rapporto, alla considerazione che la proprietà del Milan, la dirigenza alta del Milan ha nei confronti di Stefano Pioli non era cambiata 8 giorni fa alle parole di Gerry Cardinale, nostro proprietario da Londra, e non cambia oggi con le parole di Zlatan Ibrahimovic dall'Arabia Saudita. È chiaro che c'è sempre un modo di recepire le parole ed è questo il modo che fa rumore. Si è deciso 8 giorni fa che erano parole deflagranti, quelle di Gerry Cardinale, sono state impacchettate e vendute così. Si decide oggi che sono parole di armonia e compattezza quelle di Zlatan Ibrahimovic e le si distribuiscono così, ma la situazione complessiva della considerazione nei confronti di Stefano Pioli da parte della nostra proprietà, da parte della nostra dirigenza, 8 giorni fa era la stessa delle settimane precedenti e oggi è la stessa di 8 giorni fa. Le parole di Zlatan Ibrahimovic sono brevi, secche e quindi vengono recepite in maniera diversa, ma la sostanza, per quel che mi risulta, è assolutamente la stessa. Per cui siamo nella miglior condizione per pensare a Milan-Empoli. È quasi un bene che il 4-2 sullo Slavia Praga sia stato vissuto un po' così dai tifosi del Milan, perché a volte la nostra squadra ha bisogno di queste atmosfere. Magari arrivi comunque da una vittoria importante come quella di Roma con la Lazio, hai avuto il tempo, 6 giorni, di prepararti bene, di allenarti bene, di riposarti bene, di disintossicarti, sei convinto di far bene con la Slavia Praga, invece viene fuori una prestazione altalenante e disorientante come quella di ieri, ed è la classica partita che genera il clima rispetto al quale il Milan sa reagire. E contro l'Empoli c'è bisogno di reagire, e ne parleremo di Milan-Empoli. Vedo entusiasmo in giro, vedo i siti ricchi di passione che non vedevano l'ora di titolare sulla possibile beffa al Milan di Camarda. Perché quando c'è qualcosa che si ritorce contro il Milan in certe redazioni, in certi siti, proprio scatta la olla. Poi la si percepisce dal titolo, la olla, ah beffa. Se si fosse permesso il Milan invece ci sarebbe stato ben altro atteggiamento, vero? È solo che sapete, non si possono fare nomi, non si può, perché facciamo tutti parte di un villaggio globale, ma sono certo che avete capito. Io penso che sia una cosa rispettosa, doverosa, umanamente accettabile non parlare di un ragazzo che non ha nemmeno 16 anni. Adesso per titolare sulla beffa al Milan si usano anche i ragazzini di 15 anni e rotti, molto vicini ai 16. Ragazzi, veramente. Diamoci ogni tanto un limite tutti, tutti, tutti. Io non farò nessun commento su Francesco Camarda perché è un ragazzino, è un ragazzino. Molti di voi che mi seguono siete padri di famiglia, quando si ha quell'età non si fanno commenti relativi a soldi, mercato, beffe, per piacere, per piacere. Io penso tante cose. Penso tante cose, me le tengo per me, non le dirò, e penso che quando un bimbo ha quell'età dovrebbe essere lasciato in pace, a tutti i livelli. E quindi andiamo avanti e pensiamo a Milan-Empoli. L'Empoli, ragazzi, ha perso in casa col Cagliari, però la squadra allenata da Davide Nicola è una squadra che ha ritrovato pietre angolari, che ha ritrovato verve, determinazione, colpi. L'Empoli
All'andata noi vincemmo contro l'Empoli di Andreazzoli 3-0, ma due o tre occasioni la squadra toscana le creò. Avevamo segnato il primo gol con la grande volata di Leao e l'appoggio in rete di Loftus-Cheek. Leao domenica non ci sarà. E solo chi come noi sa quanto è importante Leao, lo è stato anche con lo Slavia Praga. Per ogni gol che segniamo, perché in ogni gol che segniamo lo zampino di Rafa Leao io lo vedo quasi sempre. E non ci sarà. E quindi dovremo fare senza il rompighiaccio, dovremo fare senza il nostro Gulliver, dovremo fare con le forze che abbiamo. Le soluzioni possono essere diverse. Possiamo avere Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra e o Jovic o Okafor in mezzo. Oppure Okafor a sinistra e Pulisic a destra e Jovic o Giroud in mezzo. Possiamo avere anche altre soluzioni. Possiamo avere Okafor a sinistra, Chukwueze a destra e Jovic in mezzo. Le opzioni ci sono, i giocatori sono a disposizione. Leggevo proprio questa mattina su www.derbyderbyderby.it a cura di Massimo Bambara una riflessione su Sammy Chukwueze, sul fatto che in Italia c'è una situazione tattica diversa da quella della Liga, sul fatto che nessuno, io ho compreso onestamente, poteva mettere in preventivo un'esplosione così autorevole, tant'è che non è più un'esplosione, ma è la normalità. Una stagione così autorevole, così importante, così continua, così competitiva, così ad alto livello di Christian Pulisic a destra. Non so se voi ve lo ricordate, ma Christian Pulisic, noi pensavamo alla squadra di quest'anno come una squadra con due centrocampisti in mezzo, fate voi, Loftus, Reinders, Bennacer, fate voi, con Pulisic trequartista e con ai lati Leao e Chukwueze. Invece è diventato Loftus di fatto trequartista e Pulisic a destra. È chiaro che con un Pulisic così davanti, quando Stefano Pioli, il nostro allenatore, dice Pulisic lavora, corre, tira, segna, deve farlo anche Chukwueze. Ragazzi, è lì il calcio, non è voler a tutti i costi trovare una critica nei confronti di Sammy. A un certo punto l'allenatore, quando parla di calcio con chiarezza, ci sta che lo possa fare in quel modo. Né in questo momento è pensabile sottrarre al Milan una risorsa come quella di Christian Pulisic. Quindi quello che sto dicendo è che le stagioni, quando iniziano, iniziano in un certo modo, con una certa conformazione, con un certo pensiero, con una certa struttura che arriva dal mercato e che viene ingestata nella squadra. Poi però le stagioni possono prendere mille e una piega diversa. E ad esempio nel caso del ruolo di Loftus, nel caso del ruolo di Pulisic, nel caso dell'impiego di Chukwueze, questa piega diversa è stata abbondantemente presa, però ad ogni partita c'era possibilità, e lo ha dimostrato proprio la gestione tecnica del Milan di questi anni, che non ci sono pregiudizi se sul campo. Vi ricordo i casi Andrea Conti Calabria, i casi Suso, Castillejo, Salemakers, lo stesso caso Pulisic. La prima giornata di campionato Bologna-Milan pensavamo che Pulisic giocasse a destra una partita in attesa dell'arrivo di Chukwueze, dell'acquisizione della piena forma di Chukwueze, invece Pulisic ha tirato dritto. Però Sammy ha tutta aperta e tutta piena la possibilità di invertire le cose e di guadagnare posizioni, a partire se sarà della partita dall'inizio da Milan-Empoli. Ecco, quello che io personalmente ci tengo è che nel nostro attacco ci sia un punto di riferimento abituale, perché per i meccanismi è importante, perché il reparto tutto nuovo che abbiamo visto a Monza, Okafor, Jovic, Chukwueze, non ci ha dato le risposte che speravamo e che ci aspettavamo in una partita legata a molti fattori. Però, ragazzi, troveremo del duro anche contro l'Empoli, eh? Quindi sarà una partita da preparare con molta cura e sarà una formazione da varare con molta cura, come il nostro allenatore sa perfettamente. Ciao a tutti.